Ho conosciuto il lavoro dei pittori una mattina alla piazza del mercato. E sono arrivata per fare colazione e ho trovato tutti i muri colorati e un cartello: Pittori Anonimi Trullo. Sono andata a fare la colazione e ho pensato che fossero i negozianti ad aver messo insieme dei soldi per rifare la piazza, e invece erano anonimi davvero. Da quella mattina la piazza del mercato in realtà è diventata una sorpresa continua. Ogni mattina uscivo e mi guardavo intorno per vedere che c'era di nuovo, che colori, che muri. E poi è cambiato qualcosa perché li ho visti dipingere una scuola e li ho visti dipingere la piazza dove i bimbi giocano. Quello mi ha fatto un po' saltare sulla sedia perché secondo me il quartiere non ce l'ha questa spinta di vedere che si può fare qualcosa per le generazioni future, che non si deve semplicemente stare qui e lasciarsi scorrere i giorni addosso. Tre amici guardano, vedono la borgata gialla scritta sui muri, tutto sporco, poca pulizia, poco tutto, e nascono i pittori per dare una mano al suo quartiere, a pulirlo. Cominciamo a pulirlo, cominciamo a vedere le cose che vanno meglio, a vedere la gente che è contenta. C'è poco da dire e poco da fare, tocca andare avanti a fare delle cose pulite. 60 anni abbiamo visto questo luogo sempre più abbandonato. Ci siamo messi seduti e abbiamo pensato come potevamo manifestare questa cosa. Abbiamo scelto una forma pacifica, senza far danni a nessuno, stiamo manifestando con i colori. E abbiamo ottenuto più risultati con i colori che dando fuoco a secchioni, copertoni, macchine. La cosa sta andando avanti. Municipio e comune non hanno soldi, quindi abbiamo deciso di dargli una mano. Noi non solo dipingiamo, dove dipingiamo puliamo i marciapiedi, tagliamo l'erba, potiamo le piante, dove abitiamo, quando ci affacciamo, abbiamo ed è pulito. La gente ci sta seguendo, quando andiamo sotto i palazzi a dipingere, la gente partecipa, chi ci porta il caffè, chi ci porta il melone, chi cucina, chi ci cucina. Quindi la cosa sta piacendo, e abbiamo cominciato in 4, pensiamo di diventare 100. Piano piano già siamo diventati 15. E noi siamo tutti disoccupati. Ogni tanto facciamo qualche lavoro saltuario e i soldi che guadagniamo ci compriamo la vernice per dipingere. Io sono andato via da qui quasi 50 anni fa, anche venendo qui tutti i giorni frequentandolo. Adesso che ci sono tornato a vivere, ho notato che non è cambiato nulla. Una foto di 50 anni fa e una foto adesso è uguale, identica. Non mi piacciono i vecchietti che stanno sulla panchina aspetta il treno della morte, quindi vorrei che cambiassi, cioè, perché poi vecchi ci diventiamo anche noi. Quando diventiamo vecchi noi vorremmo averci degli spazi dove mettersi seduti, passare una partita a carte, guardarsi un film, vedere la religione, stare in compagnia. Allora, il coinvolgimento delle persone rappresenterebbe che noi quando passiamo facciamo tutto il necessario per tenere pulito e quando andiamo via lasciamo pulito. Quando siamo andati via non torniamo dietro per ricordare che se dopo ricresce l'erba o si fa qua o si sporca o si fa. Perciò noi andiamo avanti, abbiamo fatto e abbiamo dato la pulizia, chi sta dietro di noi si deve impegnare a mantenerlo un po' più pulito e fare queste cose carine. Ho saputo dei pittori percorrendo direttamente le strade del Trullo e sono rimasta molto colpita da quest'opera. E poi mi sono andata a informare attraverso internet, gli ho scritto, ho chiesto come insomma si poteva partecipare e mi hanno risposto immediatamente dicendomi che non è che potevo, ma dovevo. Eravamo tre, poi quattro, poi cinque e poi sono arrivate altra gente con noi a darci una mano a fare queste pulizia, pittura, a fare tutte queste cose. Ma la cosa più importante sarebbe che con noi verrebbero dei ragazzi che si toglierebbero dalla strada e a darci una mano a fare qualcosa. Più che altro, se tanti prendono una strada che non va bene, almeno di salvarne uno. Se uno già ne salviamo uno su 50, già abbiamo vinto così. Una sera poi mi è successa una cosa strana. Passo davanti casa e vedo persone normalissime che puliscono, raccolgono, tolgono erbacce. E allora lì per lì ho pensato, mi sa che stasera sul muretto di casa troverò una bella sorpresa. E così è stato. E quindi anche se non avevo messo a fuoco i volti perché
quando passi e vai veloce nessuno guarda il viso delle persone, mi sono resa conto che dietro ai colori, dietro al risultato, c'era tantissimo lavoro. E ho capito che il lavoro alla fine non è quello che vedi, ma è tutto quello che è stato fatto prima per rendere decoroso un posto che era abbandonato. E allora quello mi è sembrato proprio un gesto d'amore e di rispetto. E allora non c'è stato più spazio.